Ecco l'inizio della nostra intervista. Lorenzo Cionini è stato direttore della SICE tanti anni fa, in che anni? Dal, se mi ricordo bene, dall'86 al 92. Ed ha una storia interessante per il cognitivismo italiano, perché lui veniva dalla terapia più orientata al comportamentismo e sempre più si è orientato verso terapie che ora adesso vi spiegherà. Lavora a Firenze e ha una scuola di psicoterapia qui a Firenze di buon successo. Ed ecco la prima domanda: ognuno di noi ha dei principi irrinunciabili o almeno importanti per orientarsi nel lavoro. Quali sono i tuoi? Ci sono dei punti a cui sei particolarmente legato nell'orientarti nella cura del paziente? Ci sono alcuni principi teorici e alcuni principi clinici. Beh, il primo principio teorico lo enuncio semplicemente perché penso che poi sia chiaro per chi ascolta: sono i principi del costruttivismo radicale, quindi l'inconoscibilità del mondo per come è il mondo stesso e il fatto che ciascuno costruisce il mondo in funzione della propria struttura, delle proprie caratteristiche personali e quindi della propria esperienza. Questo, diciamo, è il punto a cui tieni, sì, di partenza proprio del tutto. Quindi molto derivato da George Kelly come punto iniziale? No, direi di no. George Kelly, Maturana e Varela. Semmai Maturana e Varela, sì, Maturana e Varela. E sul piano clinico anche la prospettiva guidaniana, anche se poi non mi identifico, diciamo, con la prospettiva guidaniana, però forse è l'approccio che sento, almeno nell'ambito del cognitivismo, che sento più vicino al mio. Altri avvicinamenti però, e intanto stiamo ai principi teorici, cioè un altro punto importante è l'atteggiamento comprensivo, cioè centrato sulla comprensione più che sulla spiegazione. E intendo comprensione in senso fenomenologico, quindi il riuscire a vedere il mondo con gli occhi dell'altro, per usare una metafora, assolutamente. L'identificazione col punto di vista del paziente. Sì, più l'identificazione no, sarebbe troppo, se no sarebbe collusivo, diciamo. Però l'entrare dentro il punto di vista del paziente, il che implica poi una dimensione soprattutto emotivo-affettiva, no? Certo. Più che cognitiva. Ancora altri due punti, il concetto di intersoggettività, di intercorporeità, e quindi, diciamo, un avvicinamento a un filone sia di ricerca sia clinica, che sul piano della ricerca dell'infant observation e sul piano della psicologia clinica. La psicoanalisi di stampo relazionale. Mitchell, Stern, il Boston Group, quindi con tutti gli autori che fanno parte del Boston Group, che riprendono anche molti aspetti della fenomenologia. Ad esempio, stavo per dirlo. Il noi fenomenologico rispetto alla relazione, no? L'in-between di Martin Buber, quindi il fatto che la relazione è qualcosa che non appartiene né alla persona del paziente né al terapeuta, ma che sta nel mezzo, no? fra l'uno e l'altro. E l'ultimo punto sul piano dei principi teorici, clinico direi, più clinico, è il concetto di funzionalità del sintomo, cioè l'idea che il sintomo sia anch'esso un qualche cosa che la persona costruisce in funzione della sua esperienza, e che sia la modalità migliore che è riuscita a costruire, nonostante la sofferenza che comporta, il disagio che comporta, data l'insieme delle sue esperienze e data le caratteristiche della sua struttura. E che quindi, diciamo, il sintomo non debba essere eliminato direttamente, la terapia non debba proporsi un'eliminazione diretta del sintomo, ma debba passare attraverso una comprensione di qual è la funzione che svolge per la persona, per mantenerla, perché la persona stessa si senta in equilibrio. E solo a
attraverso questa comprensione poi sia possibile ovviamente superare il sintomo e trovare un altro tipo di strutture. Quindi diciamo, forse l'implicazione grossa di questo insieme diciamo, di principi è che il terapeuta non può presupporre di avere una visione o delle idee o dei criteri o delle verità più giuste e migliori di quelle del paziente, che quindi deve aiutare il paziente, la persona del paziente, semplicemente a trovare le sue modalità migliori. Infatti sei direttamente arrivato alla seconda domanda, cioè questi principi clinici che vedo vengono, sono molto integrati, come si traducono nel tuo lavoro pratico col paziente, quando stai con lui nella stanza? Direi che il primo punto, e qua forse arrivo anche al terzo punto della tua scaletta, il primo punto è pensare che l'elemento fondamentale di tutto il percorso terapeutico sia la relazione che si crea. La relazione fra paziente e terapeuta e ciò che entrambi sentono anche. In un qualche modo mi verrebbe a dire si possono anche riutilizzare i vecchi termini transfer, costo transfer, non ovviamente nell'accezione classica freudiana, che certo, è totalmente diversa, ma nell'accezione appunto in cui la psicanalisi relazionale propone oggi, quindi la persona del paziente tenderà a riproporre nella relazione tutte quelle modalità di sentire, tutte quelle aspettative che fanno parte della sua storia, della sua esperienza di relazione con le figure significative, dalle figure di attaccamento originarie fino alle figure. E quando questo accade in seduta, perché è un po' alla Otto Kernberg anche, lei sta facendo con me quello che probabilmente lei ha subito nella sua vita. Lo fai in modo interpretativo? No, come... assolutamente. Ah, no. Come lo fai? Questa è la differenza rispetto alla psicanalisi relazionale, anche nel senso che appunto loro, essendo psicanalisti, continuano a usare interpretazione. No, lo fo giocando l'esperienza della relazione, quindi cerco di farlo in modo implicito. Cerco di farlo permettendo, e questo credo che sia poi l'elemento trasformativo, evolutivo di maggior rilevanza nel percorso terapeutico, permettendo alla persona di fare un'esperienza relazionale, fare un'esperienza intersoggettiva altra. Quindi ad esempio lui fa una cosa che tu ritieni che è dovuta a una sua storia evolutiva e che non è vantaggiosa per lui, non dici nulla, ma rispondi in un modo diverso. Sì, mi muovo perfettamente. Ma anche dicendo come stai tu su quel... Anche volendo dicendo come sto io, sì, anche usando, in questo senso citavo il controtransfer, perché penso che la dimensione importante rispetto alla relazione sia proprio ciò che sentiamo insieme, no? Quindi il terapeuta si può permettere di dire in certi momenti, modo ovviamente adeguato al momento, alla situazione, agli obiettivi che si pongono, ma le sensazioni che sta provando nei confronti del paziente, di quello che sta succedendo. Sì. E se un paziente, questa è una domanda extracurriculare, ma se un paziente ha un sintomo ansioso e te lo porta come problema, tu vai a capire l'ansia che funzione ha nella sua storia di vita, magari per una mamma ansiosa? Nella sua storia, cioè io uso la storia di vita nelle primissime sedute. Me lo ricordo l'abbiamo imparato insieme. Per fare appunto, per farmi un'idea più complessiva, no? Dopodiché però cerco di lavorare a partire dal presente, anche se questo poi non esclude il fatto che in certi momenti ci siano dei collegamenti col passato, quindi non gli faccio un riferimento diretto probabilmente, o se non... Ti posso fare un esempio con un paziente, che è un esempio anche che è presente su un libro, quello di Veglia, La storia di vita, che mi aveva per un anno praticamente, non aveva proprio voluto parlare del suo passato, assolutamente. Nel momento in cui questo è stato possibile, si stava facendo, non mi ricordo perché è passato qualche anno, discorso rispetto a una sua non comprensibilità del
dell'affettività che poteva arrivare dall'altra persona, no? Il suo problema di base era non aver mai capito la figura paterna e come questa figura di padre che lui aveva sentito assolutamente non interessato a sé potesse invece avere un'affettività nei confronti di altre persone. E io semplicemente mi limitai a citare una cosa che lui mi aveva parlato, ovvero che per lui era molto strana, che questo padre aveva molti cani in una villa di campagna e che mostrava una grande affettività con questo padre, dicendo: beh, quello che mi sta dicendo mi fa venire in mente i cani di suo padre. E con questo chiuso, no? Senza dirgli, senza spiegare il senso di questa affermazione, che era però sufficientemente chiara rispetto a tutte le cose che mi e lui la prese. E lui la prese immediatamente, certo. Senti Lorenzo, ma perché questo tuo rifiuto per la spiegazione? Perché io lo capisco che la spiegazione delle volte è noiosissima, ridondante, sono d'accordo, anche perché c'è un mondo clinico che spiega e basta, ed è veramente... Perché in certi momenti... No, non è un rifiuto totale per la spiegazione, ma la spiegazione serve a me. Cioè non la condivido con il paziente se non in certi momenti del percorso. Certo, ci possono anche essere momenti in cui si offre un'ipotesi esplicativa, però il modo in cui offro un'ipotesi esplicativa ha sempre un certo tipo di formato che permette all'altro di buttarla nel cestino in qualche modo, del tipo, non so, ma in questo momento mi viene un'idea strana, non so se ha molto senso, ma mi sembrerebbe, mi viene da dire che è importante, glielo dai con grande delicatezza e sta a lui prenderla, se vuole. Se non è il momento giusto, se ancora non è in grado, diciamo, di prendere quella spiegazione, mi dice, ma non mi sembra, ok. Sì, anche se io posso rimanere internamente del tutto convinto che questa possa essere, certo, una buona spiegazione, però non è buona per lui in quel momento e quindi non serve. E quindi non... Interessante. Senti Lorenzo, quarta domanda. Per noi terapeuti è importante valutare e monitorare i cambiamenti. E tu in che modo lo fai? In modo clinico? Dai dei test? In che modo valuti l'andamento? Dunque, test no. Ti dirò che agli inizi, quando ho cominciato a lavorare, usavo l'MPI, lo facevo prima, lo facevo dopo sei mesi, eccetera, e ho smesso di usarlo perché quello che osservavo è che i valori dell'MPI si riducevano, ma il disagio in un qualche modo permaneva, le terapie continuavano molto più a lungo. E quindi... E come lo faccio? Ma intanto lo faccio osservando come la relazione cambia dentro e fuori setting, quindi come cambia con me rispetto all'inizio e come la persona mi racconta che cambiano le sue relazioni fuori, nella vita comune. Poi cerco di usare anche l'opinione soggettiva del paziente, cioè qual è il suo resoconto del cambiamento, come stai, come nelle situazioni più critiche in cui non è chiarissimo a che punto siamo, oppure c'è un periodo in cui la sensazione è che invece siamo fermi, allora che diciamo non è molto frequente, ma in questi casi mi può capitare di proporre al paziente di fare un po' il punto del percorso, che cosa pensa che sia successo in questi mesi, in questo periodo di terapia, che cosa è cambiato, perché pensa che sia cambiato. Quindi un monitoraggio relazionale chiesto e clinico tuo. Sì, sì. Senti, la chiusura della terapia, che fosse una delle domande più divertenti, perché è come se tutti noi avessimo il nostro modo per renderci conto che stiamo andando a finire. Tu come te ne accorgi? Quali sono i tuoi segnali sulla montagna che ti fanno dire ok, o fanno condividere col paziente, stiamo andando a chiusura?
Quali sono i segnali? Questa è una domanda mica di poco conto. Mi verrebbe da dire, mi viene da usare una metafora che mi portò una volta un paziente a fine seduta. Una metafora bellissima, che ora sarebbe bello anche poterla dire tutta, ma so, è anche lunga e quindi te la riassumo. Era metà, lui la intitolò, me la portò per scritto proprio, la metafora della vasca. E più o meno diceva questo, che parlava di una vasca da bagno in cui c'era un'immissione di acqua, che era chiaramente la terapia all'inizio, che all'inizio quando l'acqua incominciava a entrare, nella vasca si intorbidava tutto perché l'immissione dell'acqua portava su tutti i detriti e quindi non si vedeva più nulla e quindi in un qualche modo si poteva anche stare peggio. E poi piano piano nel tempo dall'altra parte della vasca si apriva un'uscita dell'acqua e l'acqua piano piano si schiariva fino a che tu avevi la sensazione che non tutto era risolto, ma che saresti potuto andare avanti anche per E conto che era anche tuo, ridiventata abbastanza che era limpida. diventata abbastanza limpida e quindi avresti potuto andare avanti per conto tuo. Bella, Leggere come l'ha scritta lui è molto meglio di come l'ho raccontata io, però bella. Quindi, insomma, tu è come se mi stessi dicendo che per te c'è una sorta di aumento dell'armonia. sì, di un aumento dell'integrazione, direi, delle parti del sé, una diminuzione delle disconnessioni, appunto fra le parti del sé, una capacità di entrare più in relazione a ciò che sono, ciò che sento, e quindi alla possibilità poi di proseguire il percorso da solo. Tecnicamente, diciamo, la chiusura della terapia, comunque io la faccio di solito cominciando a proporre al paziente, come credo molti di noi, di allentare i Sì, tempi, no? Di passare dalla frequenza monosettimanale a 15 giorni, quindicinale. perché... E e alcuni per sempre. sì, ho sentito ad esempio l'intervista di Ricordo che diceva quello, ti dirò, quello mi ha lasciato un po' perplesso. Io non ho l'idea del per sempre, è ovvio che il paziente poi se chiede di Se ha tornare, se ha bisogno, bisogno, torna. torna, su questo non c'è dubbio. Però l'idea è di monitorizzare il processo boh, è molto variabile da persona a persona, i 6 mesi, un anno, qualche volta può essere anche i 2 anni, in cui poi le ultime due sedute, Sono mettiamo, d'accordo. sono a 6 mesi di intervallo l'una all'altra, no? Questo è lasciato molto nell'iniziativa della persona stessa, cioè gli propongo la modalità e poi la persona che decide. Decide insieme a Sì. te, ma ha una sua... Senti, paziente difficile. Questo qui era una vecchia categoria di Carlo Perez, che in realtà c'è una storia più lunga, ho visto. Come... Tu fai una distinzione col paziente difficile, come modifichi le tue tecniche con questo tipo di paziente? Perché ci sono anche alcuni clinici, abbiamo fatto un sacco di interviste, che in realtà differenziano poco, mentre noi, se, ad esempio per noi, sono approcci molto diversi tra paziente, diciamo, di facile, in cui c'è un sintomo che nasce a un certo momento, e pazienti difficili che forse hanno a che fare con la personalità o con l'umore. No, io non faccio questa differenza, devo dire. Forse il mio concetto di paziente difficile è un po' diverso, nel senso che non dipende tanto dall'entità del disagio o dal tipo di sintomatologia, dipende semmai più dalla capacità di lavorare insieme. Che poi sono i pazienti difficili, con Poi ci sono i difficoltà pazienti. nell'alleanza. Appunto, quelli sono i pazienti realmente E tu difficili. che fai? Però appunto non è detto che anche il border sia un paziente difficile Non da questo punto sempre. di vista, no? Non sempre. Può essere una persona che arriva con delle problematiche, fra virgolette, relativamente significative, che è poi più difficile del paziente con una sintomatologia D'accordo. molto più E difficile. tu? Se hai difficoltà nell'alleanza, che mi sembra difficoltà relazionali, come ti muovi? Come cambia il tuo approccio, se cambia? No, direi che non cambia se non accentuo ancora di più forse quello che ti dicevo prima, cioè mi occupo ancora di più di
del come stiamo insieme, ah, no? Okay. Per cui posso fare all'inizio della terapia o a un certo punto in cui si creano dei momenti di impasse, degli interventi più diretti per chiedersi cosa stiamo facendo insieme, no? Come stiamo insieme, qual è la visione che la persona ha del processo, del percorso e così via. Quindi proprio dando ancora di più di quello che faccio normalmente. Diventi ancora meno direttivo. Non è detto. Insomma, abbiamo un esempio recente di una persona all'inizio che potremmo definire un paziente difficile sicuramente, poi con una storia di trauma abbastanza pesante, che dopo le prime 5-6 sedute mi fa una telefonata. Di solito io non comunico con i pazienti per telefono, se non per gli appuntamenti. Proponendomi una cosa abbastanza strana, mai successa, cioè vorrei registrare le nostre sedute. Dico perché? Perché io poi vengo via, dico un sacco di cose in seduta e non mi ricordo dopo che cosa ho detto, il che mi fa un po' strano, perché no? Era come se andare, te la faccio breve, insomma, no, aggiungo solo questo, una paziente che in prima seduta è riuscita a dire forse tre parole, ed è uscita dalla prima seduta con la sensazione che poi gli ho verbalizzato dopo alcune volte di essere stato investito da un tiro, no? Che parlava con un tono, con una velocità, con da proprio boom. Per cui la volta dopo ho detto, ma parliamo di questa cosa perché non la capisco, ed è venuta fuori che praticamente lei dal momento che aveva già fatto una psicoterapia che definiva di scarso risultato, io non le davo consigli e non le dicevo cosa doveva fare, che era un po' una cosa invece che si aspettava, che voleva. E allora la sua costruzione della relazione era che doveva essere lei semplicemente a dire, che quindi era importante registrare perché poi si poteva portare dietro le cose che aveva detto. Quindi era abbastanza chiaro che la relazione non esisteva un noi, no? Quindi si è fatto due o tre sedute su questo aspetto, no? E devo dire che dopo quel momento si è cominciato a lavorare. Diciamo che nella maggior parte delle volte, se si riesce a metacomunicare, cioè a comunicare su come sta andando la relazione, poi esistono alcuni pazienti per cui, come dice Franco, anche per cui la relazione è talmente impaurente e nociva in cui neanche questo basta. Sì, lì forse c'è un altro aspetto, cioè le persone con cui la relazione è talmente impaurente più che nociva sono, credo, le persone che hanno esperienza di trauma, certo, no? Di trauma, certo. Di abuso, in cui quindi la vicinanza è pericolo, e quindi in un qualche modo c'è un paradosso all'interno della relazione, certo, terapeutica. E dichiarando a volte non basta. È intimità in un qualche modo, certo, e questo è pericoloso, no? E allora però in quel caso lì la cosa importante è dare tempo alla persona di osservarti. Faccio un'altra metafora che uso, che non è proprio mia, l'ho presa dalla Dusty Miller, un'attrice che si parla molto, che parla del terapeuta in queste situazioni che si deve, pratica un po' sempre, però in questa situazione in particolare, che si deve evolvere come un naturalista che si avvicina a un animale selvatico, che quindi deve attendere un tempo sufficiente e star fermo non solo per osservare l'animale, ma permettere all'animale di farsi osservare, no? E quindi per acquisire sicurezza e fiducia. E sì, in questi casi a volte ci vuole un anno di terapia per arrivare a questo risultato, che è poi quell'anno che poi ti permette anche eventualmente di entrare nei ricordi traumatici che, certo, che invece prima sarebbero eccessivamente precoci. E in questo ti aggiungerei una cosa che non ho detto prima, secondo me una cosa estremamente importante è, io parlo del linguaggio delle parole e del linguaggio dei corpi. È come usi il tuo corpo, cioè come poni attenzione al corpo della persona, ma un'attenzione specifica, selettiva,
se sei in contatto e in osservazione del corpo della persona, ti arrivano un sacco di informazioni che sono informazioni implicite, e secondo me sull'implicito poi si gioca fondamentalmente Una tutto il parte processo. importante. Così come devi essere anche sufficientemente consapevole di come giochi il tuo corpo, cioè a volte non è quello che dici, ma è come lo dici, oppure so, a volte qualcuno mi dice: ma lei parla con gli occhi, oppure ma ha sollevato un sopracciglio, no? Quindi si vede che sì, che cosa significa che ha sollevato un sopracciglio, no? Quindi è il dialogo dei corpi, secondo me, in questa dinamica Importante. relazionale. E questa tua risposta mi porta alla settima domanda, perché è quella sui modelli di terza onda. Che ne pensi in generale? Perché io li vedi accomunati da qualche principio comune, o molto diversi tra loro, secondo me esistono proprio aree diverse. Ne hai studiato qualcuno? E se l'hai studiato, perché? E l'integrazione con approcci cognitivi, tu mi hai già detto con Nietzsche. Che ne pensi? L'effetto in prima persona? Ad esempio, questa cosa sul corpo che tu mi hai detto mi fa pensare a senso remoto, cioè ci sono, ad esempio, no? Cosa ne hai ricavato? Ma non solo da un punto di vista teorico, ma come lo metti nel tuo procedere clinico? Perché noi avevamo molto voglia che da queste interviste, come lavorano i clinici italiani, venisse in pratica. Ma dunque, sulla terza ondata in sé ti dirò che ho difficoltà a risponderti, nel senso che sento un po' confusa Ci sono questo tante concetto di cose. terza ondata, quindi non ti rispondo molto più facilmente sul discorso dell'integrazione. Cioè, io credo che il mio approccio oggi economico, oggi io lo definisco un approccio in cui ho fatto un'operazione di integrazione assimilativa, integrazione assimilativa proprio come ne parla Safran in particolare, nel senso che ho preso da altri approcci, ti posso citare ora quali. Ma proprio coerentemente con quello che dice Safran, quando dice qualsiasi tecnica o procedura è un atto relazionale, nel momento in cui tu vai a prendere un qualsiasi tipo di procedura da un altro approccio, se no fai l'eclettico selvaggio, io Si fa le dico, somme. fai le somme e fai un casino, almeno a mio avviso, devi necessariamente fare un'operazione di assimilazione, cioè trasformi quella procedura all'interno della cornice del tuo modello. Io questo l'ho fatto rispetto a diversi approcci, ma intanto alla terapia della Gestalt, per alcune cose. È stato forse storicamente per me una delle prime cose, Certo. no? Per quella parte di lavoro che sentivo mancante nel cognitivismo che praticavo nella metà degli anni Ottanta, che io chiamo il lavoro sulle emozioni, cioè il non parlare di emozioni, ma il far rivivere l'emozione di cui si sta parlando nel quale ora del setting. I gestaltisti hanno una serie di procedure, per dire la cosiddetta sedia calda gestaltica, può essere una di quelle. Io Noi le sicuramente. insegniamo nella nostra scuola. Ovviamente non è la sedia calda gestaltica quella che faccio io, perché se poi si Certo. va a vedere è totalmente diversa, quindi è quella procedura, è lo spunto preso da quella procedura e inserito nel mio modo di lavorare. Anche l'EFT di Eliot e Ah sì. Ah Greenberg, Les sì, che gli Greenberg. ABC in cui è più importante l'emozione, Sì, sono. E poi praticamente. Grimberg. Usi la mindfulness? Non la uso direttamente, non la so usare, non la uso, la conosco relativamente solo da qualche lettura, da qualche esperienza, mentre per dire di Gestalt mi è capitato di fare alcune esperienze personali, non training, ovviamente, però proprio io come persona, come. Ho fatto invece una formazione breve costruita ad hoc per i terapeuti nostri, diciamo, di ipnosi ericksoniana, con il Bella. gruppo romano, diciamo, Sì. degli ericksoniani,
che io uso soprattutto poi per, anche lì, assolutamente in maniera diversa da come lo uso, come lo può usare un ipnotista, ma mi è utile in un'altra procedura che io utilizzo, che è il sogno da sveglia guidato, quindi per indurre Delle nell'iniziale fase di trance e poi permettere il che tu processo fai che io da tanti faccio. anni. Sì. Quindi mi sembra che tu fai cioè tu dentro questa tua logica clinica di questo lavoro sulla relazione dove tutto accade, in alcuni momenti a seconda di necessità particolari integri Integro. cose. Questa è una risposta abbastanza diffusa, in queste. Ormai abbiamo fatto un sacco di interviste, mi sembra veramente se dovessi dire uno spirito dell'epoca, è uno spirito ma sì, che io ci ha fatto credo che, guardare certo, curiosamente oltre gli altri, sì. l'ideologia. Io credo che veramente, cioè, quando noi abbiamo iniziato a lavorare, c'erano i blocchi, il muro di Berlino, tra le psicoterapie, che poi erano anche poche, insomma. E oggi io trovo che i confini diventano sempre più labili, le differenze rimangono ovviamente, niente da dire, però appunto questa disponibilità a guardare l'altro, certi principi fenomenologici, se vogliamo anche certi principi del costruttivismo tendono ad essere, si possono vedere in approcci di tanti tipi. Io per quello, per dire, trovo molto utile, questa è una vecchia polemica con la Sitch, tanto Dilla. l'essere stato fondatore, presidente e partecipe della FIAP, della Federazione dell'Associazione Psicoterapia, in cui ci sono tutti praticamente gli orientamenti, a parte Sitch Ayanch, ahimè. E li trovo anche i congressi dei momenti estremamente stimolanti, proprio per questa possibilità di incontro proprio Di di aprire. aprire con ottiche altre, alcune ovviamente assolutamente non riesci a condividerle, altre invece riesci a scambiare e poi sì, a mettere dentro però in questa maniera, Senti, ma insomma. tu del cognitivismo tradizionale, della CBT, cosa hai temuto? Decisamente poco, Anche se poi. perché, capito, quello che è un po' la premessa che faceva all'inizio sulla funzionalità del sintomo, della CBT non condivido più, quell'aspetto della ristrutturazione cognitiva, cioè il fatto che il terapeuta possa essere in grado di suggerire una modalità più razionale, o Meno possa essere lucido. utile, diciamo, correggere una processualità non distorta di pensiero, per prendere, no, Beck. Senti Lorenzo, ultima nota che te l'avevo promesso che avrei fatto. Ma secondo te dove andrà la psicoterapia? Se hai un'idea, adesso non in Italia, ma no, non è una domanda locale, eh. Quale sarà il suo sviluppo? In termini teorici, di un modello teorico clinico, Sì, e anche dici? di come sopravviverà. Ma io credo che sia proprio collegata alle ultimissime cose che dicevamo, appunto, con questo lento avvicinarsi, integrarsi di prospettive diverse. Lo so, quando sento, ce ne sono ancora tanti per carità, gli psicanalisti classici, no? Mi sembra veramente che siamo fuori del tempo Certo. però invece poi c'è tutta l'altra parte. Anche nell'ambito appunto di persone che vengono dalla psicanalisi, che si avvicina a concetti altri, così come io mi sono avvicinato a quella parte lì, ma ora dico due orientamenti, ma non sono solo due orientamenti, insomma, i concetti di costruzione, di co-costruzione, che sono sempre più presenti nelle ottiche sistemiche, in molti dei sistemici. I gestaltisti, alcuni gestaltisti stessi che fanno riferimento sia alla fenomenologia sia ad alcuni concetti di costruzione. Quindi sento questa sorta di avvicinamento fra diversi che rimangono diversi ma con tanti punti di intersezione, e penso che andando avanti forse, cioè, questo processo continuerà in questo senso, no? Quindi
cioè, il punto forse è anche un altro, che parliamo di approcci, di cognitivismo, di gestalt, di psicanalisi e così via, ma poi ci sono i cognitivisti, i gestaltisti, gli Con i loro psicoanalisti, caratteracci. con i loro caratteracci, e ognuno poi interpreta, no, a modo suo, No, anche certo. se diceva facciamo parte della stessa scuola, poi di fatto, Anche con no? grandi separazioni. Va bene, è stata un'intervista molto interessante, professor Cionini, la ringrazio molto. Ringrazio te, State of Mind, Anche carino che l'hai citato.